Buon pomeriggio e benvenuti in diretta. Oggi è il 9 di marzo e la cosa che ci hanno comunicato è che è stato occupato il comune di San Giovanni in Fiore. Vi ricordate quella protesta? Tanta gente, tanti padri di famiglia non ce l'hanno fatta più, hanno bloccato il comune, non vogliono essere presi in giro, vogliono delle risposte. Tra poco chiameremo Mario Gallo, che è colui che sta rappresentando questa protesta, ma da lì a poco sembra che dovrebbero, usiamo il condizionale, bloccare. Vedete la rabbia di Mario, tra poco lo sentiamo. Vogliono scendere con le tende e davanti alla prefettura di Cosenza piantare le tende. Saranno le prime tende che pianteranno in Calabria. Stiamo attendendo. Intanto, prima fase, occupazione del comune di San Giovanni. Seconda fase, piantare le tende senza violenza davanti alla prefettura di Cosenza. Abbiamo poi chiamato Carlo Tansi, responsabile della protezione civile della Calabria, per dare risposta agli amici di Rossano e di Corigliano. Tra poco sentiremo anche Carlo Tansi. Dopo Carlo Tansi sentiremo il dottor Antonio Viapiana, capo di gabinetto del comune di Catanzaro, capo di gabinetto del sindaco del comune di Catanzaro Sergio Abramo, in merito a quello che il signor Mino ieri ha chiesto per quanto riguarda l'aspetto del crematorio, però per cremare le salme. Una cosa ci darà delle notizie in merito a quello che ci hanno chiesto. Abbiamo una telefonata, Mario Gallo al telefono. Buon pomeriggio, Mario. Pronto, buon Mario, pomeriggio. Mario, cosa sta succedendo? Non sento bene. Cosa sta accadendo? Spostati che è meglio. Allora, abbiamo tra poco Mario Gallo, gentilmente, dalle immagini. Un attimo. Mario, mi senti? Sì, ti sento. Sì, allora, cosa sta accadendo? Allora, praticamente qui siamo, da quando siete venuti qui con la vostra trasmissione, ininterrottamente nel nostro comune di San Giovanni in Fiore. E abbiamo dormito anche sei notti nella sala consiliare. Le uniche risposte che ci hanno dato, giorno 17, il prefetto verrà con la Rocisano e ci porteranno in prefettura per parlare con la Rocisano. Ma io, scusate un attimo, scusa Mario. Mario, scusa, ma la Rocisano giorno 14 sarà qui in trasmissione da noi. Ah, giorno 14 sarà qui da voi. Sarà in diretta sì. D'articolo 21, il 14 marzo alle ore 14:30 ci sarà l'assessore ai lavori, al welfare e alle politiche sociali, l'assessore regionale alla Calabria, la dottoressa Federica Rocisano sarà con noi in trasmissione. Sì, a noi giorno 17, che sarebbe giovedì. Però già noi giorno 14, Mario, ti posso mettere a confronto con lei. Ah, ho capito, però noi vogliamo risposte da questo comune, perché se qui non si vedono soluzioni diverse siamo pronti a tutto, perché Mario non c'è, sto parlando a nome di Mario, perché Mario è con i carabinieri che sta rilasciando tutto. Ah, non sei Mario Gallo tu? Non sei Mario Gallo? No, io sono Salvatore. Ma io ho bisogno di Mario. Un attimo che ve lo faccio. Passami Mario, grazie. Sì, grazie. Ha finito, Mario. Buonasera. Pronto, buongiorno. Mario, caro. Allora, io ho detto che voi, so che il 17 con Federica Rocisano in prefettura, ma il 14 di marzo... Sì, ci faremo sentire sicuro, ma noi abbiamo rifiutato. Devono avere qui a San Giovanni, non ci muoviamo più. Il problema è qui e devono avere qui. Si devono assumere le loro responsabilità. E niente, noi non molleremo, dottore, non molleremo. Allora Mario, scusa Mario, noi la Rocisano, l'assessore regionale, sarà qui lunedì 14 in diretta, possiamo fare già un primo... Ci organizzeremo, dottore. E allora, cosa sta accadendo? Avete occupato il comune di San Giovanni? Sì, E il sindaco... Siamo stati sei notti a dormire in sala consiliare. E niente, siamo qui, siamo da un mese e mezzo, nessuna risposta, non sembriamo nemmeno più esseri umani qui, non lo sappiamo. Ma il sindaco cosa dice il sindaco, Mario? Dimmi. Il sindaco che dice? Il sindaco che dice, dottor Polive, che dice? Non dice nulla, ha fatto quello che doveva fare, ma niente, che fa?
che fa? Non c'ha niente, che fa? Quindi che no, ma non mi, fa. Non mi voglio esprimere. No, ma scusa, non fa. Non fa perché non può fare o perché non vuole fare, scusami. Ma non lo so, non lo so. Mario. Noi abbiamo questo paesano nostro che non è mai venuto ancora a darci pure un sostegno. Il problema qui è che tutto tagge qui a San Giovanni. Ma questo. Scusate, ma il presidente. Scusate un attimo, noi abbiamo tutto anche l'immagine tagge. Quando siamo stati all'interno della presidente della Regione Calabria, in un'intervista nel proprio ufficio, il presidente Oliverio sa di questa situazione? Non lo so, arrivato a questo punto non lo so. Credo che lo sa, però fa finta di non saperlo. Qui siamo l'unica cosa di certo, il gruppo. Più giorni passano, più siamo convinti delle nostre idee. Quindi, sì signori, se ci vengono di venire qui a dirci perlomeno chi siamo, è già un passo in avanti. Non vuole venire nessuno qui a San Giovanni. Cosa nessuno può accadere? Mario, ma siamo credo solo che noi. I carabinieri cosa ti hanno chiesto? Cosa ti hanno chiesto i carabinieri? I carabinieri sono con noi, però giustamente sono operai dello Stato, non è che. Se facciamo loro devono, sono andati in caserma a comunicare quello che noi abbiamo fatto, l'occupazione del comune, faremo così. Diurna sarà l'occupazione del comune, solo nell'orario di lavoro. Cioè, fammi capire, occupate il comune solo durante il lavoro? Sì, i giorni di lavoro, cioè durante l'orario di lavoro, e la sera poi lo lasciamo. Ecco, allora intanto tra poco, io credo che, secondo me, ma scusa, il candidato è un candidato del Partito Democratico, del sindaco? Il sindaco sì, hanno avuto la maggioranza, hanno vinto con il 92% dei voti. 92? Quindi, 92? 92%? 92% è qualcosina pure. A livello bulgaro, proprio... Il problema è che qui il prefetto con la Rocisano ci avevamo fatto un appuntamento per il 17 di questo mese. Noi dovevamo andare 3 delegati, ma stiamo scherzando. E questi 10 giorni che facciamo? Ma si rendono conto questi signori, dottor Polime? Se ne rendono conto, Cioè, proprio qui non siamo più chi siamo, non siamo più chi siamo, siamo pronti a tutto, è meglio che lo sappiano sta gentaglia. Va bene, si interviene. Allora, della gente. Allora, intanto voglio dirti che noi sai che ascolta Mario, non ti fare suggerire di continuo, chi è che parla vicino a te? Non hai bisogno di suggeritori tu. Tu non hai bisogno di suggeritori. Chi è che parla? No, sono gli altri che sono vicini. Passami qualcuno, passami qualcuno se vuole dire qualcosa. Domanda chi vuole parlare con me. Va benissimo, mo mi avvicino che me lo vuoi. Fai delle interviste, passami qualcuno, fammi sentire quello che dicono, chiedi che siamo in diretta con l'articolo 21, però chiedi qualcosa, fammi capire, vedi, vai. Sì, signore. Ma c'è qualcuno che vuole parlare in diretta sull'articolo 21? Un attimo che sentiamo. Ma qualcuno vuole contare una storia tua? Un attimo, chi è in linea? Chi è? Chi sta arrivando? Chi è? Ti passo una donna, ti passo. Sì, la signora come si chiama? Come si chiama? Come ti chiami? Ciao? Sì. Ciao, come ti chiami? Io sono Maria, una donna qui che sto manifestando pure un disagio da una vita, da sempre, occupata da sempre. E quindi siamo qui. Ecco, quanti anni hai? Io ho 47 anni, disoccupata, inoccupata da sempre. Inoccupata da sempre? Vivo sola. Orfana di entrambi i genitori, e quindi questa è la mia situazione, come tante. La mia è una, ci sono ragazze madri, ci sono vedove, quindi siamo donne che viviamo un disagio al 100%. Guarda, un gruppo pacifico, certo, lo so. Stiamo urlando il diritto a un lavoro. Anzi, un diritto a vivere che è diverso. Un diritto a vivere che è diverso. A vivere, sì, perché siamo donne con una grande dignità
ed abbiamo il diritto non solo a lavorare, a vivere, che è diverso, perché lavorare è un diritto di tutti, vivere è un disagio, perché noi non respiriamo, noi non abbiamo niente, abbiamo solo doveri da adempiere, tasse da pagare. Senti, come ti chiami, il nome tuo, scusami? Anna Maria. Anna Maria, guarda Anna Maria, noi siamo in onda in tutta la Calabria, la Sicilia, la Basilicata. Il problema che vivete voi, siete usciti fuori, cominciate a capire che lo Stato non risponde, perché lo Stato deve rispondere prima alla Regione, la Regione deve rispondere al Comune di San Giovanni in Fiore, il Comune di San Giovanni deve rispondere a voi. Io su questo punto non mi esprimo, sono ignorante su questo punto. Io qui sono come donna a lottare un diritto che mi spetta per vivere. Beh, perché io a fine mese è sempre lo stesso, il secondo mese è sempre lo stesso, io non ho entrate, parlo per me stessa in unione con gli altri, ma lotto il mio diritto di donna sola. Un attimo Anna, nel frattempo Anna Maria, ascolta, ferma questa immagine qui, ferma qui, e un attimo Anna Maria, passami di nuovo Mario Gallo. Mario? Aspettate un attimo, sì. Aspettate un attimo che passami adesso, Mario. Finita la mia testimonianza, ve ne passerò un'altra donna. Ecco, bene, come si chiama l'altra persona che un'altra mi parla? Un'altra donna che dirà la sua. Come un'altra si chiama? Una donna che dirà la sua, io ho fatto la mia testimonianza, mi chiamate le altre donne. Chi parla? Chi è signora lei? Sono Lino Polimeni, chi è lei? Salve. Come ti chiami? Siamo in una situazione alquanto critica, perché purtroppo il disagio del lavoro, io sono una donna separata. Sì. Abito da sola, senza lavoro, non ho come pagare le bollette, non ho come mangiare, insomma, e come me versano tante donne, pure con figli. Ascolta, ascolta un attimo, ti voglio far sentire Mario Gallo, quando io sono venuto lì a San Giovanni in Fiore, e senti come urlava la sua protesta, il suo disagio, più prima di queste immagini. Ecco, un attimo, te lo dico io quando. Ok, adesso, fermo. Senti un po' cosa dice Mario, vai. Lo popolo che ci dobbiamo aspettare che muoia qualcuno e ne approfitti. Non occupiamo case, perché c'è una respirazione. Non è che uno occupa una casa popolare. C'è gente che vorrebbe detenere tutto. Là, il problema della mensa comunale, io oggi ho parlato col presidente e la cooperativa, anche all'assessore Zubo, a me. Chi non paga? E chi c'ha i si cercati i soldi? Chi sa per arrencecare, chi ha inventato i soldi? Hai capito? Cosa hai detto? Chi c'ha i soldi non pagano. Non è che non pagano chi. Bravo. No. Se no devo mettere la traduzione, sì, cosa ha detto Mario? In dialetto. Vabbè, no. Dovrebbero perdere la vista. Anche diciamo, perché detto in dialetto si dice con più enfasi. Bravo. Qui hai capito, Dino? Chi non è che. Sono quelli benestanti, chi fanno tutto per un pagare. Allora, c'hai facciamo. Allora, e poi a noi ci dicono di fare i sacrifici. E i sacrifici è capito. Siamo senza soldi, sì. L'appello un attimo. Io non c'ho più una identità. L'identità. Come ti chiami? Non si ti chiami Mario. Mario. Allora facciamo un appello intanto al presidente, scusate, della regione. Un attimo, abbiamo sentito, mi ripassi. Prego. Allora, signora. Pronto? Mario? Pronto? Mario? Sono Salvatore. Salvatore, allora la tua testimonianza, Salvatore, vai. Allora, posso parlare? Vai, Salvatore, vai. La situazione qui sta degenerando, si stanno accelerando cose che non sto nemmeno a dirle, perché qui è una situazione tragica, proprio tragica. Non ci ascolta nessuno. Non ci apre le porte nessuno, non si fa vedere nessuno, e quindi non so che via si deve prendere qua. Grazie, mi ripassi Mario, così chiudo, perché spiegherò un'altra cosa e vi tranquillizzerò anche all'interno del comune di San Giovanni in Fiore. Passami Mario Gallo, Mario. Okay. Grazie. Mario. Ecco, vediamo anche l'immagine del comune. Mario.
Mario, dottore. Allora Mario, ascolta, noi abbiamo questo palazzo municipale del comune di San Giovanni, quando siamo entrati anche all'interno del comune. Il 14, noi dateci notizie di quello che accade. Comunque lunedì prossimo in diretta ci sarà la Roccisano. Dottore. Un abbraccio e buona. Mi raccomando, mi raccomando Mario, la tranquillità, tranquilli senza violenza. Tranquilli. È un'occupazione pacifica, è solo che vogliamo risposte, cerchiamo solo risposte, niente di più. Grazie Mario, ci sentiamo dopo, grazie, torniamo in studio. Grazie, volevo ringraziare e salutare, grazie a voi, no. Volevo salutare anche l'amico che mi ha mandato un messaggio, sempre più eleganti, un forte abbraccio, grazie a Giuseppe D'Agostino che saluto, di Mr. Barn, da Palmi, un bacio a tutti e anche ai tuoi bambini, ma noi continuiamo ancora perché tra poco abbiamo Carlo Tanzi in merito al problema legato all'alluvione di Rossano Corigliano, vogliono essere pagati, risarciti dei danni, quelli che l'alluvione ha causato, chi è la colpa? È dell'uomo, della natura o dell'uomo che ha preso il terreno e ha costruito dove non doveva costruire? Ma ci sono delle grosse novità, perché ci saranno, c'è un colpo di scena in merito a quello che dichiarerà la Protezione Civile, quindi agli abitanti di Rossano e di Corigliano di aprire bene le orecchie per quello che dirà Carlo Tanzi, responsabile della Protezione Civile. Poi chiameremo il dottor Antonio Viapiana, capo di gabinetto del Comune di Catanzaro. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. L'attesa è finita. È arrivato il primo OLED TV piatto, ultra HD e ultra sottile, con schermo 55 e 65 pollici. LG OLED TV 4K, l'unico TV dal contrasto infinito, perché i pixel sono in grado di accendersi e spegnersi singolarmente, regalandoti il nero perfetto e colori perfetti. La nuova tecnologia HDR interviene sulla luminosità, rendendo i neri più profondi e i colori più brillanti. L'emozione di immagini così reali è completata da un suono avvolgente firmato Armand Cardon. LG OLED TV EF950 è anche 3D e Smart TV, con telecomando puntatore incluso. Predisposto per ricevere tutti i contenuti da internet. Digitale terrestre T2 certificato Platinum, pronto per le trasmissioni future. Satellitare certificato TV SAT per la ricezione in qualsiasi regione e con l'ordinamento dei canali per il mercato italiano. LG OLED TV 4K. Nessun confronto è possibile. In anteprima, solo da expert. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale.
pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Sporticolare, tutto per lo sport ed il tempo libero. Sporticolare è articoli sportivi, attrezzature, abbigliamento per ogni tipo di sport, dallo sci al calcio, dal basket al nuoto e non solo. Da sempre selezioniamo per la nostra clientela prodotti innovativi e di qualità. Un tuo amico compie gli anni e ti sei ricordato del regalo all'ultimo minuto? Vieni da Sporticolare, potrai trovare tanti articoli pensati per ogni tipo di passione sportiva. Sporticolare, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ti aspettiamo a Soverato, Corso Umberto I 164 e Catanzaro, Corso Mazzini. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dell'Ozomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada Statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta impigliata.
è un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance, ricco di antiossidanti, e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC. Via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18. www.panificiomancina.it. Torniamo in diretta e le notizie in merito al signore che ha chiamato ieri da Rossano, che ha fatto la domanda per essere pagato, l'alluvione di Rossano, di Corigliano, quello che era successo, abbiamo anche le immagini prese da youreport.it, ma per quello che è stato quell'agosto, credo che era l'11 agosto del 2015, non ricordo precisamente la data, ma comunque agosto 2015, credo che abbiamo in diretta il dottor Paolo Capodoma. Ce l'abbiamo in diretta? Allora, vediamo queste immagini dell'alluvione di Rossano, perché deve dare le notizie che riguardano Rossano e Corigliano. Allora, abbiamo il dottor Paolo Capodoma? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dottore. Lei che cos'è? Chi è? Anche perché doveva parlare Carlo Tanzi, il dottor Carlo Tanzi. Lei è funzionario? Sì, io sono funzionario del settore protezione civile. Protezione civile Regione Calabria, giusto? Regione Calabria. Lei, diciamo, lavora accanto a Carlo Tanzi, esatto, gomito a gomito, diciamo? Sì. Bene, allora, dottore, mi può dire precisamente in merito alle immagini che stiamo vedendo? Hanno telefonato ieri chiedendo, che hanno fatto domanda per i danni subiti dagli abitanti, però da quello che ho saputo e che già mi aveva anticipato il dottor Carlo Tanzi, sembra che questo non sia possibile. Guardi, si sono, credo, generate delle aspettative eccessive nei confronti dei fondi destinati. Dei fondi? Un problema, credo. Guardi, deve mettersi meglio col telefono perché è un po' disturbato. Dei fondi? Fondi? Allora, sui fondi stanziati con l'ordinanza di protezione civile, sì, credo si siano generate aspettative eccessive. Sì. Mi spiego, fino a qualche anno fa le ordinanze prevedevano il rimborso anche di addetti danni subiti da privati o altri tipi di ristori, diciamo così. Sì, oggi dalla legge 100 in poi, dal 2012 in poi non è più così. L'ordinanza prevede il rimborso delle somme spese per il superamento dell'emergenza e per il soccorso alla popolazione. Nel caso specifico su Rossano è stata fatta una quantificazione a seguito di una ricognizione dettagliata di tutti i danni, ed è stato mandato a Roma, quindi un piano esaustivo anche delle richieste dei privati, però il Dipartimento Nazionale ha riconosciuto solo 3.800.000 euro. 3.800.000 euro solo per Rossano o anche per Corigliano? Per tutta l'ordinanza, quindi per Rossano e Corigliano, che sono i due comuni più colpiti. E a chi vanno questi 3.800.000 euro? Insomma, sono interventi già realizzati dai comuni, insomma, urgenti, tutti gli interventi realizzati nella prima. Quindi soldi che andranno, soldi, scusi dottor Paolo, soldi che andranno al comune, ai comuni, non a chi ha subito i danni come imprese e case. Soldi che andranno ai comuni, che sono i soggetti attuatori, i comuni di Rossano e Corigliano, che hanno eseguito degli interventi per ripristinare i danni, sì, immediati durante la fusione, quindi le infrastrutture, per pulire il fango che aveva occupato le strade, sì, anche, sì, le castellate, ma in ogni caso per interventi già eseguiti, a seguito di un'istruttoria tecnica che si farà, cioè i comuni manderanno tutta la documentazione tecnica, noi rimborseremo con questi 3.900.000 questi danni. In più ci sono anche degli interventi tipo C, diciamo, cioè interventi
per eliminare eventuali situazioni di rischio residuo, e quindi che ne so, per stabilizzare ad esempio una frana o per ricostruire un argine. Però il totale delle somme è sempre 3.900.000, noi su quella somma. Cioè, scusi, facciamo un riepilogo, dottore, così io le pongo delle domande e mi risponde in merito al popolo che ascolta di Rossano e Corigliano. Lei mi dice: i 3.800.000/3.900.000 li abbiamo mandati ai comuni di Rossano e Corigliano. E ci sono degli interventi dopo questi soldi di tipo C, che sono gli ultimi interventi per sistemare alcune frane e alcune cose. E nel frattempo ancora di tutte queste somme non abbiamo parlato né dei privati né dei commercianti. I commercianti e i privati che hanno fatto questa domanda prenderanno dei soldi? Punto di domanda. Allora, su questo le posso rispondere che sui soldi stanno con finanza, e quindi su questi 39 che sono, diciamo, già come dire, già assegnati a questo piano di interventi che abbiamo, che Roma ha approvato, il Dipartimento Nazionale ha approvato, sicuramente non ci sono ristori per l'Italia. Allora, non ci sono, chiariamo un punto, ferma un attimo, dottor Paolo Capadona, non ci sono soldi per questo ristoro che vediamo macchine danneggiate, case, abitazioni, aziende. Abbiamo addirittura una signora che è entrata dentro il locale, abbiamo delle immagini, Francesco Selvaggio alla regia, che è entrata l'acqua in casa, distrutti i locali, i ristoranti, eccetera. Quindi queste persone non hanno, ecco, vediamo queste immagini che stiamo mandando in onda, praticamente non prenderanno un solo euro, né i privati né le imprese. Perché? È la legge che prevede che non possono prendere più soldi, quindi significa che un commerciante che ha subito un danno del genere, che le colpe vanno poi trovate ai comuni che hanno fatto costruire dove non si doveva costruire e hanno danneggiato i commercianti, non per colpa loro, per colpa e negligenza di qualche ufficio tecnico, oggi si ritrovano, diciamo in dialetto, cornuto e mazziati, hanno preso le bastonate e praticamente nient'altro, e non vengono pagati. Allora, purtroppo, diciamo, attualmente le cose stanno in questi termini. Le ordinanze di protezione civile che fanno il Dipartimento Nazionale, quindi che vengono approvate dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedono questo tipo di interventi, quelli che ho detto, cioè il soccorso alla popolazione e il superamento dell'emergenza. Quindi soccorso, chiedo scusa dottor Paolo, soccorso alla popolazione e i primi interventi per i comuni. Quindi i soldi sono bastati solo ai comuni. Finito qua. Quindi possiamo quantomeno, e siccome so che il dottor Carlo Tanzi e lei è persona seria e meritevole, possiamo dire non illudiamo i cittadini di Rossano e di Corigliano che non prenderanno un solo euro? Lo possiamo dire? Su questa, allora, sui fondi di questa ordinanza, su questo piano sicuramente no. Domanda, poi, domanda, no, si sa? No, bene, io, bene dottore, domanda, allora, per quanto... Dottor Paolo, non con l'ordinanza. Dottor Paolo, ok, per quanto riguarda questa ordinanza non ci sono i soldi né per gli abitanti, né per i privati, né per le imprese di Rossano e Corigliano. Attendiamo eventualmente un'altra ordinanza, punto di domanda, probabilmente. Diciamo, il problema bisogna porselo e risolverlo, però diciamo il problema dell'aspettativa su questa prima ordinanza che è stata emanata è probabilmente c'è un difetto di comunicazione, ripeto, giustificato dal fatto che fino a qualche anno fa funzionava in maniera diversa. Le cifre, per esempio, l'ordinanza peraltro, cioè la famosa ordinanza 3081 emanata a seguito dei luttuosi fatti di Soverato del 2000, sì. Per quell'ordinanza furono spesi, ad oggi sono stati spesi circa 500 milioni di euro, perché si sono anche rimborsati i privati, ma erano altri tempi, c'era un'altra legge e la protezione civile funzionava in un altro modo. Dal 2012 in poi, con la legge 100, le ordinanze di protezione civile purtroppo prevedono solo questo tipo di rimborso. Quindi dal 2012 la legge cambia e cambia in virtù di un'alluvione che ha colpito agosto 2015 Rossano e Corigliano e altri posti del sud Italia, e oggi la legge prevede che i privati, le imprese, le famiglie che saranno messe in ginocchio e che perderanno tutto, dove andranno, dottore? È un problema, mi rendo conto che è un problema. Domanda, ecco. Ma no, c'è. Mi scusi, no, perché lo Stato non può essere uno Stato biscazziere che, col gioco d'azzardo, uno Stato che con l'Agenzia delle Entrate, con Equitalia, che chiede diritti e doveri ai cittadini. E noi lo Stato, quando lo vediamo? Mi rendo conto perfettamente, cioè io sono
quello che le sto dicendo chiaramente testimonia una assolutamente lei non mi sta facendo d'accordo, ma è assolutamente sì, lei sta facendo solo il suo dovere, il suo lavoro, e ci sta dando una giusta comunicazione. Mi sta dicendo Polimeni, e lei lo sta riferendo a tutta la Calabria, parte della Sicilia, della Puglia, che segue, non illudetevi perché non c'è un euro, questa è la storia, e io la ringrazio di questo, è stato molto chiaro. La legge del 2012 dice che la legge funziona così, se poi Renzi o altri o i prefetti o chiederanno in merito a una protesta forte della popolazione di Corigliano e di Rossano, chiederanno i soldi e saranno istanziati e ci sarà un nuovo decreto, una nuova ordinanza, forse si vedrà qualcosa, ma ad oggi non c'è nulla. Dottor Paolo Guadi, prego. Particolare, certo, diciamo, certo. Su Rossano, la quantificazione che la regione aveva fatto nel suo dossier evento, diciamo così, ammontava circa 80 milioni di euro, perché erano stati ricompresi anche una quantificazione sommaria dei danni subiti dai privati. Ma già all'epoca si sapeva che il Dipartimento Nazionale non avrebbe riconosciuto, e infatti non li ha riconosciuti, tant'è vero che ha stanziato solo quella esigua somma di cui dicevo. Quindi pensate un po', amici della Calabria, riconoscono un danno di 80 milioni di euro per Rossano e Corigliano, ma ne danno 3 milioni e 8 ai comuni che, esatto, secondo me non hanno non hanno completato quello che ha erogato il comune di Rossano o di Corigliano, sicuramente ne hanno spesi molto di più. E mi scusi, le posso aggiungere un'altra cosa? Credo che molti privati hanno messo le mani in tasca e hanno agito già per loro conto. Ecco, ma le macchine che noi vediamo, le aziende, gli animali persi, tutto quello che le aziende agricole, zero? Zero. Grazie, grazie. Grazie, dottore. Grazie, dottor Paolo Cappadoma, per la sua cortese attenzione nei nostri confronti, e auguri al dottor Tanzi. Mi pare chiaro che non è una legge che avete fatto voi, è del 2012. Buon lavoro ancora, grazie. Bene, avete sentito, amici, quello che ha detto. Io credo che Corigliano e Rossano in questo momento, cioè da quello che noi abbiamo comunicato, e mi dispiace perché non l'avrei voluto mai comunicare una notizia del genere guardando queste macchine, perché c'è stata gente, amici miei, per comprarsi una macchina ha fatto 100 rate. Per avere una macchina per andare al lavoro, una casa, sacrifici, attività commerciali, tutto distrutto, e le responsabilità bisogna trovare. Allora, e gli amici di Rogliano, se ci sono, possono battere un colpo e chiamare, e gli amici di Corigliano, di chi è la colpa? Chi ha costruito? Si poteva costruire dove abbiamo visto le immagini? C'è la colpa dell'uomo, delle donne, le immagini che vediamo e la distruzione che c'è stata nelle case. Ecco, si può ricostruire con qualcuno che può rispondere di tutti questi danni? O è la natura che certamente si prende e si appropria del proprio terreno e del proprio territorio? Allora, noi continuiamo ancora, andiamo in pubblicità, vi potete prenotare per dire la vostra in merito a questa grande ingiustizia, perché veramente non si può essere beffati in questa maniera. Agli amici di Rossano e di Corigliano, per l'alluvione del 2015, agosto 2015, non prenderete neanche un euro. Dopo la pubblicità. Allora, mister, che dice dell'acquisto? Ottimo. Eh sì, in centro è il massimo. Si muove bene. Agevola la manovra. Ma veramente tutto. C'ha anche sensori di parcheggio e navigatore. Cosa ho? Te. Non te, la app. Nuova Volkswagen Move Up, con navigatore, sensore di parcheggio e cerchi in lega, di serie, da 129 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E c'ha anche il doppio Bluetooth, capito? Vabbè, pedala. Porto Pirgos, acqua, terra, sole e aria. La natura accende l'emozione di essere vivi. Immerso nel verde e incastonato nel mare come un diamante. Un angolo di paradiso sospeso tra terra e mare. È l'emblema di un lusso estremo e raffinato. Morbide sinfonie di colori, illuminazioni delicate, mobili preziosi e oggetti rari.
Uno staff attento a esaudire tutti i desideri e soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti. L'incanto dei luoghi, le suggestive terrazze panoramiche, gli intensi colori della piscina, la creatività dei nostri chef e la tradizione rendono Porto Pirgos una cornice fiabesca per organizzare un matrimonio indimenticabile. La musica del mare è il suono dello spirito. Suite esclusive, una differente dall'altra. Ogni particolare è stato ideato per creare un ambiente unico, dove lusso ed eleganza si uniscono armoniosamente. Il gusto estetico è accompagnato da comfort di alta qualità e la vista è appagata da un panorama mozzafiato. Porto Pirgos Hotel, 5 stelle da sogno. Info 0963 600 458, 0963 600 690. Parghelia, Vibo Valentia, www.hotelportopirgos.com. Eccomi qua di nuovo, ciao Verino, come stai? Beh, so che ci vuoi parlare di un'amica? Non so se è un'amica, intanto tu sei un amico, parlami dell'amica allora. Sì, è un'amica molto particolare, in pratica si tratta proprio della rata amica. Ah, è una rata amica, quindi una rata amica legata a un salotto. Certo, abbiamo la possibilità questo mese di dare a tutti i nostri clienti l'acquisto di un divano a tasso zero, con nessuna spesa di avvio pratica, nessun costo aggiuntivo, quindi un vero e puro tasso zero. Un regalo, come sempre, per quelli che conoscono mai divani Benatuzzi alla Mezza Terme e a Rende, quindi una buona occasione anche nel mese di novembre, ma una partenza straordinaria. Certo, questo mese offriamo anche un divano molto particolare, che è il divano Diesis, un divano che si può avere sia nella versione in pelle che nella versione in tessuto, anche la possibilità di un box contenitore e di un letto all'interno con delle testate regolabili e un profilo a contrasto. Il cliente può scegliere ovviamente tutti i colori della nostra mazzetta e la possibilità anche di avere il divano nella versione antimacchia, cioè utilizzare il solito smacchiatore per poter pulire sia il pellame che il tessuto. Quindi un prodotto che all'interno monta un letto completamente ortopedico, quindi ipoallergenico, e dà la possibilità al cliente di riposare tranquillamente. Beh, parliamo sempre di salotti di classe. Certo, sono divani di una certa qualità, ormai lo sappiamo, tu sei il nostro testimonial, diamo la possibilità al cliente di variare nei nostri prodotti, dai divani a letto, divani trasformabili, divani con meccanismi motion, soft touch di ultima generazione, divani con impianto surround, ormai conosci bene il nostro prodotto, sempre al top. Bene, vi aspettiamo, buona la prima. Entra nella City Spa dell'Hotel Guglielmo. Regalati la raffinata bellezza che nasce dal profondo del tuo essere. Anche tu hai il diritto di viziarti. Info 0961 74 19 22 347 56 59 597 www.hotelguglielmo.it. Abbiamo il signore in diretta che ha chiamato ieri da Rossano. Amico mio, mi senti? Sì, ti sento, come? Poco fa ha chiamato il responsabile, il dirigente del Dipartimento della Protezione Civile. Purtroppo sì. Voi non avrete neanche un euro, né i privati né le imprese. Su 80 milioni di richiesta hanno risposto solo con 3 milioni e 800 euro per darle ai comuni in merito ai danni causati per pulire le strade e i primi interventi. Né privati né
aziende prenderanno un solo euro in merito a una legge uscita nel 2012 che non è previsto più il contributo dello Stato verso i danni, le alluvioni e le calamità naturali. Allora è inutile che andiamo in giro? No, è inutile che andate in giro. Dobbiamo stare zitti, solo assorbire e basta. E io, guardi, lei probabilmente non ha seguito il dirigente che ha chiamato poco fa. Si segue la replica questa sera alle ore 21, avrà modo di seguire tutto quello che ha detto, quindi non perdete tempo, che non ci sono soldi. Ah, non ci sono soldi? No, no, non è che non, allora, non è previsto, a parte questo, non è previsto dalla legge. Non è previsto dalla legge? No. Gli italiani devono morire. Non è previsto dalla legge? Va bene. Questa va è, bene, le dico anche. Io ho chiamato per sapere qualcosa perché non sapevo niente. Adesso lo sa. L'anno scorso. Adesso lo sa e adesso è informato. Così, in merito a questa legge del 2012, non sono previsti più interventi legati ai privati, alle imprese, solo ai comuni per le somme urgenti, cioè quelle le urgenze in merito alle strade da ripulire, i primi danni e basta. Questo è. Va bene? Va bene, ho capito tutto, la ringrazio. Comunque io se soffocavo, per loro ero morto, non c'erano problemi. Va no, bene, no, la ringrazio di tutto. Per carità, io è giusto che lei si segua la replica questa sera. Adesso non so se ci sta seguendo televisivamente. Ho capito, però non sono leggi, loro le fanno le leggi e noi dobbiamo assorbirle. Assolutamente, sono d'accordo con lei. Questa è la realtà, queste sono le leggi. Sentiamo altri signori. Grazie. Ho capito, grazie. Io mi sono fatto 40 anni di Germania. Sì. Per regalare i soldi all'Italia. Non solo per quanto mi ha venduto a carbone ogni giorno. 5 kg al valore di carbone al giorno per me, per 40 anni. Adesso quello che ho fatto si demolisce e non c'è legge che paga. Il punto è che io le pongo una domanda. Lei, mi pare chiaro che lei non è né tantomeno la persona che uno vuole attaccare, ma la domanda di tanti cittadini che si pongono, dove abbiamo costruito? Abbiamo costruito in zone dove non si poteva costruire e poi è stata condonata la sua casa? No, sono tutte un'intenzione di persone che hanno fatto lavori che nessuno li ha controllati. No, allora, mi scusi. Dove abitavo io non c'era né campo sportivo, non c'era cavalcavia, non c'era niente. Hanno fatto il cavalcavia, hanno chiuso lo scorrimento dell'acqua, hanno fatto il campo sportivo, hanno chiuso lo scorrimento dell'acqua, hanno fatto una piscina. Dopo di me però, dopo costruito, dopo che io ci abito da 45 anni. Allora lei dovrebbe fare una cosa, si dovrebbe mettere d'accordo insieme ad altre famiglie che hanno subito altre imprese, chiamare dei bravi avvocati e chiedere i danni a chi ha provocato tutto questo. Chiedere i danni, quindi si può fare una class action e chiedere i danni tutti insieme contro chi ha creato eventualmente l'alluvione o ha deviato il corso dell'acqua. Comunque scusatemi, la ringrazio. Io ho fatto la burocrazia, chiamare avvocati, questo quella non io ho fatto mai, io ho fatto lasciamo stare il mondo. Io le avevo promesso che mi sarei informato e l'ho fatto. Va benissimo. Ed è giusto che lei sappia qual è la verità e non deve essere presa in giro da nessuno. Non ci sono soldi. Non ci sono soldi. L'Italia se ne esce fuori, non ci sono soldi. Però quando li dobbiamo dare noi allo Stato subito li vuole i soldi. O ce ne abbiamo o non ce ne abbiamo. Allora io ritengo, quanti siete? 1000, 2000, 3000, 5000? Andate dal signor prefetto, dal dottor Tomao e andate al prefetto. Ecco. No, è una contrada piccolissima con 5000. Vabbè, vedete. È una contrada di 50 famiglie. E 50 famiglie? Ma però poi non siamo nemmeno tutti d'accordo perché quello c'è l'amico, quello porta i mandarini. Sì, quello, allora guardi, quello che porta il mandarino e quello che porta il capretto al politico è rimasto incaprettato lui perché è rimasto fregato. La saluto, grazie signore, grazie alla telefonata perché ritengo che questo signore. Va benissimo, grazie, la saluto. Io devo ringraziarla no, per carità. Tutte queste cose che mi ha detto perché, ripeto,
Abbiamo fatto solo il nostro dovere, dare voce a chi non ce l'ha e dare la giusta informazione. Grazie a lei. Carolino, ti mando un messaggio per dare spazio ad altri. La situazione di vivibilità ad Acri dall'anno scorso è peggiorata, la disperazione è aumentata. Gli acresi sono molto arrabbiati e quanto prima questa pentola compressa scoppia. Continuando così, quanto prima scenderemo in piazza e non so come andrà a finire, perché le istituzioni sono assenti e non si fanno vedere. Un abbraccio, Enzo Toscano. Chiamatemi anche Enzo Toscano, però prima di Enzo Toscano voglio sentire il dottor Viapiana, Antonio Viapiana, che è capo di gabinetto del comune di Catanzaro, del sindaco, in merito a quello che ci ha chiesto il signor Mino ieri, legato ai cimiteri italiani, ma è una cosa, un qualcosa che riguarda il cimitero di Catanzaro, dove sembra che avesse detto in diretta. Pronto, dottor Viapiana? Un attimo. Un attimino. Pronto? Dottor Viapiana? Sì. Lino Polimeni in diretta, buon pomeriggio, grazie di aver risposto alla nostra telefonata. Allora, dottor Viapiana. Buon pomeriggio a lei. Allora, dottor Viapiana, hanno chiamato ieri, io avevo già chiamato il sindaco della città per avere maggiori informazioni, so che è preso, è impegnato con una riunione e ha dato eventualmente l'incarico, quello di darci queste notizie in merito a quello che è il fatto di cremare il proprio caro, il proprio istinto. Hanno detto ieri che ci sono delle macchine che il comune di Catanzaro ha comprato per quanto riguarda il cimitero e che non vengono messe in atto o vengono messe in funzione perché non so per quale motivo, e quindi qualcuno non li mette in funzione, questo forno, quello che si è creato, almeno così dicono. Ci vuole dire qual è la verità dello stato delle cose? Presso il cimitero esiste un locale, sì, adibito, che verrà adibito a forno crematorio. Forno crematorio, sì. Le salme dei defunti. Sì. Ma il forno non c'è al momento. Non ho capito, scusi. Non ho capito cosa ha detto. Il forno al momento non c'è. Ah, non c'è il forno, non c'è attrezzatura. No, non esiste l'attrezzatura. E cosa esiste? Solo i locali esistono? Esattamente, i locali è stato predisposto durante una ristrutturazione, sì, di qualche anno fa, sì, la possibilità di prevedere un locale ove fosse possibile poi in un secondo momento evidentemente inserire le attrezzature, ma al momento quelle attrezzature non ci stanno. Le posso dire però qual è la politica di questa amministrazione, è quella di esternalizzare i servizi cimiteriali. Ah, ah. Quindi da qui ci auguriamo durante il corso dell'anno. Ma ci sarà una gara, un appalto, una gara, un bando? Mi sente? Sì, ci sarà una gara, ci sarà un bando, ci sarà che cosa? Queste attrezzature sono costosissime. Quanto costano? L'amministrazione comunale non ha le risorse. Probabilmente si procederà ad un progetto di finanza, di modo che poi l'imprenditore o gli imprenditori che verranno selezionati dovranno loro provvedere a montare le attrezzature e quindi poter gestire non solo quel servizio, ma anche tutti gli altri servizi cimiteriali. Scusi, quanto costa questa attrezzatura per il forno crematorio? Intorno al milione. Un milione di euro? Sì. E quindi voi facendo questa gara darete in appalto tutti i servizi cimiteriali, compreso il forno crematorio? Compreso. Ma mi scusi, dottor Viapiana, domanda, ma nel momento in cui si fa questo bando è previsto che l'imprenditore debba fare poi il forno crematorio o sarà una sua scelta? No, obbligatorio. Ah, è obbligatorio, perfetto. È obbligatorio. Perfetto. Lei mi ha dato una buona notizia, quindi possiamo dire al signor Mino che ci sono solo i locali e che ci sarà un bando, una gara dove chi parteciperà? Possono partecipare da tutta Italia o solo da Catanzaro o dalla Calabria?
No, no, da tutta Europa, è una gara europea. Ah, una gara europea. Un bando di gara europea. Senta, io la ringrazio, quindi possiamo assicurare che non c'è l'attrezzatura, c'è solo i locali, ci sarà questo bando, ah, sì. E quelli che vinceranno la gara saranno obbligati a fare il forno crematorio. Esatto? Assolutamente sì. Bene, dottor Viapiana, la ringrazio, è stato gentilissimo, grazie, grazie di cuore. La ringrazio io e buonasera. Grazie e buon lavoro ancora a lei, al sindaco e all'amministrazione. Allora andiamo avanti ancora, avete sentito il merito, caro Mino, queste sono le ultime notizie. Noi ritorneremo ancora, anche perché stiamo parlando, abbiamo tante telefonate, possiamo passare un'altra o andiamo in pubblicità? Pubblicità, tra poco, tanti che stanno chiamando anche dalla provincia di Cosenza. Non dimenticate che articolo 21 finisce il 18 di marzo, ma dal venerdì successivo ci sarà speciale venerdì elezioni, cioè inteso, cioè legate alle elezioni comunali di Cosenza. Dall'8 aprile saremo in diretta da Cosenza in prima serata dalle 21.15 alle 23.30 fino al 3 giugno, una diretta che prevede i candidati a sindaco, i candidati a consigliere comunale, la politica che conta calabrese, gli imprenditori, i sindacati. Avremo modo un grande talk con più di 100 persone in studio dalla sala Federico II di Italian Hotels in via Pane Bianco a Cosenza. Quindi torniamo dopo la pubblicità, tra poco. Roltec rappresenta una sintesi di due prodotti, la tapparella avvolgibile e la persiana orientabile. Come una tapparella si avvolge fino a scomparire, come una persiana permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata. Orientabile, grandi dimensioni, silenziosa, oscurante, sicura, semplice da installare, durevole nel tempo, 12 colori diversi, facile da pulire. E poi è un prodotto Technal System Roltec, più che una tapparella orientabile, è una persiana avvolgibile. La casa è il luogo dove risiede l'amore. Vengono creati i ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Semeraro, da sempre arrediamo le vostre case e vogliamo continuare a farlo. Un'ampia scelta tra le più attuali proposte dell'arredamento classico e moderno ti aspettano. Ambienti funzionali, piacevoli e vivibili. Proponiamo un catalogo di prodotti che abbraccia tutte le fasce di mercato, dall'economica a quella più alta e di pregio. Il valore del nostro prodotto è frutto di migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono. Noi ti garantiamo il nostro impegno nella ricerca di materiali, forme e colori contemporanei per progettare al meglio la tua casa. La qualità al miglior prezzo. Semeraro, la casa degli italiani. Comunicazione importante. Da Semeraro, finanziamento a tasso zero. Semeraro, strada statale 280 Lamezia Terme Catanzaro. Info 0968 340540. Numero verde 800 893 975. Nova Legno, costruzioni e strutture in legno. Opera nel settore edile realizzando opere di carpenteria in legno. Case, strutture balneari, tetti, grandi coperture lamellari e tanto ancora. La Nova Legno dispone di un personale altamente qualificato che segue tutte le fasi di lavorazione,
dalla progettazione alla produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione per dare velocità e precisione. Inoltre è specializzata nella rimozione dell'amianto e nel recupero dei centri storici. Realizza grandi progetti, garantendo sempre tutti i vantaggi del costruire in legno. I tecnici sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per proporre soluzioni innovative in termini di sicurezza antisismica e antincendio. Durata nel tempo, riduzione dei consumi, rapidità di esecuzione ed ecocompatibilità. Nova Legno. Rispetto per l'ambiente, ricerca ed esperienza. Edilizia Gerace. Dal 1983, punto di riferimento per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei più qualificati materiali di costruzione e finitura per la casa. Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti per l'edilizia, colori, vernici, stufe, termocamini e non solo. Inoltre, ci occupiamo personalmente dei problemi legati al trasporto con mezzi propri equipaggiati di gru per carico e scarico del materiale direttamente in cantiere. In questi anni sono avvenuti molti cambiamenti. Infatti Edilizia Gerace da oggi è anche Gerace Ceramiche, un laboratorio di idee dove ricercare materie, design e qualità in soluzioni sempre più creative e comunicative. Grazie alla consulenza professionale di architetti altamente qualificati, Gerace Ceramiche, specializzata nell'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, idrosanitari e termoarredo, propone diverse soluzioni, dalle più classiche a quelle più moderne e di tendenza, con marchi di prestigio come Marazzi e Sant'Agostino, per ottenere il miglior risultato a livello qualitativo e funzionale. Da Gerace Ceramiche, prezzo, qualità imbattibile. E non è uno slogan, è la verità. www.ediliziagerace.com. Info 349 61 22 979. Gerace Ceramiche. Via Nazionale 18 432, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. Auto Global da oggi è centro MyGlass. Network italiano, leader per la cura dei cristalli, sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli commerciali e autobus. Inoltre è convenzionato con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, non pagherai nessuna franchigia o differenza di massimale. Ma non finisce qui. Per ogni sostituzione e riparazione cristalli, riceverai spazzole e tergicristallo in omaggio per tutto l'anno. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta offrendo tanti servizi: oscuramento vetri, lucidatura fari, carrozzeria, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Un team di professionisti specializzati sarà in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità. Competenza e impegno, il nostro punto di forza. I centri Auto Global si trovano a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e a Sellia Marina, Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it. Mi sentite? Pronto? Sì. Buon pomeriggio, pronto. Mi scusi, ho dovuto cambiare il microfono in corso d'opera. Buonasera. Chi parla? Innanzitutto Carolino, mi chiamo Cristino Giancarlo e chiamo da Cosenza. Grazie Giancarlo, buon pomeriggio. E dimmi una cosa, io siccome ho parecchia carne al fuoco. Vai con la carne. E purtroppo non voglio, io voglio un appuntamento con te perché voglio parlare con te del mio ente che purtroppo sta facendo abusi di potere, cose che non gradisco nel modo come io altri miei colleghi. Comunque, io qual è il tuo ente? Non a cosa posso venire a Reggio. No, ma qual è il tuo ente? Scusa. Chi sta facendo abusi?
Il mio regno, il consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino. Bene, allora, siccome io sono tutti i giorni a Cosenza, perché ti dico subito, stiamo preparando il progetto che tu hai visto legato alle lezioni di Cosenza. Sì, sì. Un giorno di questi ci incontriamo all'Italian Hotels in via Pane Bianco, perché lì è il mio punto di riferimento in merito alla location che stiamo organizzando lì a Cosenza, nella sala Federico II, ogni venerdì sera dalle 21.15 alle 23.30, con replica la domenica alle 23.30. Stiamo organizzando appunto le elezioni, il dibattito pubblico delle elezioni comunali amministrative di Cosenza. Quindi avrete modo poi di seguirlo dall'8 aprile. La prima puntata sarà l'8 aprile alle ore 21.15, l'ultima puntata dipende poi se il voto sarà domenica 5 giugno, quindi la puntata sarà anche quella di venerdì, però Carolino, sì. Il mio problema è impellente. Ti sto dicendo, non mi sono spiegato, ho detto che io sto lavorando tutti i giorni per questo progetto in merito alle risorse che dobbiamo trovare, delle imprese che devono sponsorizzare questo progetto, essendo che sono io il responsabile commerciale e amministrativo della società che curerà questa produzione. Sono tutti i giorni a Cosenza, mattina, pomeriggio, tutti i giorni siamo lì, tutti i giorni siamo a Cosenza. Quindi un giorno di questi ti ho detto che avremo modo di incontrarci a Cosenza, senza che tu vieni nella nostra sede televisiva nel capoluogo di regione a Catanzaro, ma sarai direttamente a Cosenza e ci incontriamo a Cosenza. Perfetto, perché a me se venire a casa non mi sarebbe stato né impossibile né tampoco. Ho detto che ti faccio risparmiare anche adesso abbiamo Lino, ascoltami. Abbiamo le palle piene di questa gentaglia. Ecco, poi la gentaglia mi dirai chi è normale che tu devi sempre, è quello che tu stai raccontando, poi ci vuole altri colleghi e altre persone che dicono quello che stanno facendo come abuso, perché dobbiamo anche verificare, con le carte, non generalizzare. Le comunico una cosa, Carolino, sono invalido, ho la 104 e questi mi minacciano in continuazione di licenziamento. Chi è che ti minaccia? Presidente Rocco Leonetti, il nostro beatissimo presidente Rocco Leonetti. Cioè il presidente della bonifica? Il direttore unico. Il direttore generale del dipartimento di che cosa? Di questo? Del consorzio di bonifica. Cioè questo direttore è sempre quello che tu dici, perché io lo chiamo adesso a questo signore, ci metteremo a confronto. Ma tutta la responsabilità. No, applichi l'articolo 21, ti assumi la responsabilità penale e civile di quello che dici. Noi l'articolo 21 lo usiamo così: se questo direttore generale, come dici tu, che in virtù della tua 104, dei problemi che hai, se lui dice delle cose a norma di legge, le può dire. Se fa un abuso, si assumerà le responsabilità in virtù di quello che tu stai dicendo, perché noi dobbiamo dare il diritto di replica al direttore. Dobbiamo dare il diritto di replica, perché noi dobbiamo essere corretti, professionisti, e non dobbiamo sparare a zero. Se tu avrai ragione, dirai le cose come stanno, senza nessuna censura. Se il direttore avrà ragione, dirà le sue cose. Questa si chiama democrazia, si chiama pensiero libero, e quindi loro devono dare le risposte. Io fra l'altro con il mio legale, mi sto prodigando a denunciare per mobbing. Cioè, questo è sempre quello che dici tu. Perché adesso mi stanno rompendo quello che non posso. Ho capito. Bene, tu dici di subire un mobbing da parte dell'impresa o del responsabile. Certo. Sempre ripeto, noi stiamo ascoltando il tuo pensiero libero da cittadino, noi ti facciamo esprimere. Essendo che tu hai nominato delle persone che li ritieni responsabili dei tuoi disagi, del tuo malessere, della tua depressione, di quello che stai vivendo, noi ascoltiamo la tua voce, ma se è così noi denunceremo il mondo intero, ma se non è così vorremmo ascoltare e vorremmo ascoltare anche la parte che tu stai accusando.
ti porterò a Cosenza, visto che mi hai dato questa opportunità di venire all'hotel dove... Italian Hotels, a Cosenza. Io ti porto tutti i miei documenti che sono in possesso. Benissimo. Poi eventualmente parleremo anche col tuo avvocato, mi rilascerai un'intervista insieme all'avvocato e poi andrò dal direttore, dal tuo responsabile, a dire: questo signore la stai denunciando televisivamente per questo motivo. E lui mi dovrà dire: perfetto, no, su questo punto non è così, su quest'altro punto non è così, e noi facciamo un confronto diretto o indiretto, certo, che sia. Certo, bene, io sono a disposizione e questa certo, ricorda di... io preferirei che mi hai anticipato dalla persona intelligente che sei, della persona intelligentissima che sei, un confronto diretto, faccia a faccia. Bene, anzi può darsi che mi accompagnerai tu dove lavori con le telecamere aperte, va bene? Perfetto, ok, perfetto. Benissimo. Organizziamo questo. Perfetto, segniamo... Lino, sei un grande. Grazie a te. Ci segniamo questa cosa, così arriviamo con le telecamere dove tu lavori. Grazie. Grazie ancora. Ti ringrazio. Lino, di nuovo. Ti abbraccio. Ciao. Allora, la delegata di produzione, questa telefonata, segnatemi la trasmissione per registrare a Cosenza. Con lui andremo dove lui lavora e faremo il confronto se c'è qualcuno del dipartimento dove lavora, degli uffici, un responsabile, e vediamo tutto quello che ha detto, lo registriamo in tempo reale, in diretta, e noi di fronte alle nostre telecamere si aprono le porte e nessuno chiude le porte, perché noi le avvisiamo che le porte ad articolo 21 sono aperte, perché noi siamo corretti. Se uno dice la verità, vogliamo dire fin dove arriva la verità. Se sbaglia questo signore, chiederemo scusa ai signori che noi andiamo a trovare e vorremmo capire qual è il problema. Tutto per risolverlo e per dare voce a un cittadino che ha chiesto aiuto ad articolo 21. Andiamo avanti. Cosa succede? Se c'è un'altra telefonata, devi passare la telefonata. Se no, visto che abbiamo Italian Hotels lì, perché noi stiamo curando con grandi sacrifici, ve lo dico perché abbiamo Gallo. Mario Gallo, che è successo? Mario! Un attimo, sta accadendo qualcosa? Abbiamo una telefonata? Pronto? Sono un ex lavoratore. Chi è? Pronto? Chi è? Pronto? Sì, prego, chi parla? Claro, volevo porre un quesito. Allora, lei da due anni mi scusi, non arrivano gli ammortizzatori in deroga. Mi scusi, no, ferma, abbassate la telefonata. Gli dite per favore di mettersi in una posizione migliore col telefono, perché lo sento male. Sì. Mi ripete tutto di nuovo, grazie. Allora, è da due anni? Sì. Che non percepiamo gli ammortizzatori in deroga in Calabria. Da dove chiama lei? Da Catanzaro. Lunedì in diretta ci sarà la dottoressa Federica Roccisano, assessore al lavoro, alle politiche sociali e al welfare. Per quanto riguarda tutto quello che deve dare le risposte, lei chiamerà lunedì in diretta e gli chiederà quello che vuole. Se casomai non dovesse venire, posso richiamare. Viene. Viene sicuro. D'accordo, ok, la ringrazio. Grazie, è sicuro che viene. Noi la vediamo qui, la dottoressa Roccisano, anche perché è un impegno che ha preso con l'articolo 21. Non so se ci sarà anche il dottor De Marco, ma saranno insieme ad articolo 21 il 14 di marzo, lunedì, in diretta. Tutti quelli che vogliono chiedere e porre delle domande all'assessore al lavoro, alle politiche sociali, al welfare, tutto quello che c'è da chiedere, insieme al dottor forse De Marco, risponderà a tutte le vostre domande. Quindi lunedì vi prenotate direttamente durante la trasmissione, durante la diretta. Detto questo, torniamo in studio. Oggi è il 9 di marzo, noi il 18 di marzo concludiamo questo lungo progetto durato quasi 5 mesi, tutti i giorni, 2 ore, pomeriggio e sera. E la cosa che mi gratifica in questo lavoro, al di là del grande successo del programma più seguito della Calabria, del grande riscontro che abbiamo, del nostro auditel giornaliero in mezzo alla strada, della gente che ci abbraccia, delle persone che ci vogliono bene e ci stimano, so che questo programma per voi è importantissimo, è un progetto che già è stato programmato per il 7 novembre del 2016-2017, quindi al di là di questo poi c'è il Raggio di Sole che ritornerà il 27 di giugno, ma per non farci mancare un grande progetto politico, le elezioni comunali di Cosenza, in diretta ogni venerdì alle 21.15 dall'8 aprile. Pronto? Pronto? Buonasera, chi è?
Buonasera dottore, sono Giovanni da Castrovillari. Un abbraccio Giovanni da Castrovillari a lei e tutto Castrovillari. Giovanni, e lei in merito al problema legato al sindaco di Castrovillari, è vero? Sì. L'ha già chiamato ieri, sì, lei? Abbiamo Polillo? Abbiamo Polillo, scusate. Potete chiamare pure all'Antonio Notaro perché nel comune lui. Sì, pure. Allora chiamatemi, guardate, riproviamo a chiamare il sindaco di Castrovillari, gentilmente regia. Il sindaco di Castrovillari, Antonio Lopolito, se non erro, Domenico Lopolito mi pare. Domenico Lopolito. Domenico Lopolito, un attimo che... chiedo scusa, sì, che mandiamo subito. Guardi, sto facendo un'operazione in diretta attraverso il nostro numero. Un attimino, intanto leggo un altro messaggio. Carolino, sono una signora di Corigliano e sono molto arrabbiata nel vedere queste immagini. Non so di chi è la colpa, ma qualcuno se la deve prendere. Le responsabilità sono sempre del sindaco, invece di starsene seduto in poltrona in merito al problema legato dei finanziamenti che non ci saranno, della protezione civile che non prenderanno nemmeno un euro. Per quanto riguarda il numero del sindaco, chiamiamo prima il sindaco, un attimo, guardi, lo chiamo direttamente io, l'ho pulito, rimanga in linea, io mando prima il numero in regia, vediamo se risponde a loro. Eventualmente poi farò io la chiamata direttamente dal mio cellulare. Poi chiamerò anche Antonio Notaro, come dice lei. Intanto sto inviando già il numero del sindaco. Chiamatelo in temporale. Chiamatelo con rete fissa, per favore. Con rete fissa, grazie. Poi manderò anche quello di Antonio Notaro. Anzi, Antonio Notaro lo chiamo subito in diretta. Notaro. Notaro, un attimino. Stanno chiamando già il sindaco. Ci siamo? Vodafone, servizio di segreteria. Non lo so, sembra che... Ma chiamo, guarda, faccio una cosa, chiamo io direttamente a Notaro, vediamo se mi risponde. Sono Lino Polimeni, Antonio, sei in diretta con Articolo 21. Ciao Lino. Allora, guarda, in diretta c'ho un signore che si chiama, come si chiama signore? Giovanni Palmisano. Giovanni Palmisano, ha un problema serio, noi vorremmo parlare col sindaco, non riusciamo a metterci in contatto. Il problema suo qual è? Legato a che cosa, Giovanni? Ha affitto casa perché ho bollette da pagare, non posso mangiare. Okay. Antonio, sta parlando del fitto casa e bollette da pagare, sì. Fitto casa. Sì, devo rintracciare il sindaco, va bene. Sì, se puoi rintracciare il sindaco, noi lo stiamo cercando, se ci risponde in diretta, perché è un problema che già abbiamo posto, sì, sì, al sindaco. Lopolito l'avevamo già chiesto. Sì, sono a Cosenza, però... Bene, se puoi rintracciare il sindaco, grazie. Sì, e te lo immediatamente. Ok. Sì, grazie, Dino, grazie. Ok, grazie a te, grazie. Grazie, grazie. Allora, Giovanni, sta facendo immediatamente quello di rintracciare il sindaco e quindi tra poco lo chiameremo e ti richiameremo di nuovo, va bene? Ci sentiamo dopo, Giovanni. Grazie. Grazie. Grazie, sì. Allora, il tempo di rintracciarlo, vediamo un attimo... signori, questo è un pronto, è un SOS Calabria, l'articolo 21, un pronto intervento, è il servizio pubblico che diamo ai calabresi e non solo, anche agli amici della Sicilia, della Puglia che ci seguono. Allora stacchiamo un attimo, facciamo vedere agli amici di Cosenza, la provincia più grande della Calabria, grande quanto la Liguria, cosa accade dall'8 aprile. Però i due venerdì che leggono dopo il 18 marzo, poi vi diremo la data precisa, due venerdì, quindi quello del 1 aprile e quello precedente al 1 aprile, saremo in diretta da studio. Dopo, dall'8 aprile, partirà appunto la trasmissione da Cosenza, da Itiano Terzo. Pronto? 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 Sono Polimeni, con chi parlo? Chi è? Sono Falco Vincenzo, da Rossano Calabro. Da Rossano Calabro, Franco, buon pomeriggio, ha sentito le cattive notizie, immagino. Sì, sì, sì. No, a fatto di questo, io una volta l'avevo chiamato, tanto sì. Tempo fa.
Sì. Per un capannone, ecco. Allora rinunciavo di Sant'Elena, poi sì. Ho detto che veniva, poi io non ho chiamato più perché... Senta, non ho risolto il problema, ma sono riuscito a denunciare la banca. Ah, ecco, era in merito al problema della banca. Come è andata a finire? Anatocismo, si ricorda? Anatocismo bancario, come no? Anatocismo bancario, anatocismo bancario. Io allora, lei si ricorda la storia di De Masi, no? De Masi, Nino De Masi, come no? De Masi. Anche un'altra storia... De Masi è stato quello che ha aiutato. Sì, però se mi fa parlare le dico un'altra cosa, anche a San Giovanni in Fiore noi abbiamo partecipato a un convegno, abbiamo le immagini dalla legalità di produzione, ce l'ha. Ho visto che ci sono stato io seguo la battaglia politica della Sibarita da, cosa è successo a lei? E soprattutto ammiro lei che sta dando un grande contributo alla Calabria e all'Italia. Grazie allo sviluppo, grazie e alla civiltà di questo paese. Grazie, molto gentile. Quello che le voglio dire, sì, che non è tutto negativo, e la Sibarita è un paese di civiltà. Lo so, siamo lo so. Nella Magna Grecia noi, siamo assolutamente della cultura. Abbiamo storie importanti, abbiamo anche gli scavi. Anche se oggi c'è qualcuno che ci vuole denigrare per tutto, per cancellare, ma non si può cancellare la storia, non si può cancellare la cultura di questo paese. È vero, ha ragione. Allora, l'Italia è una grande nazione, l'Italia. Non è vero che siamo alla fame, che la gente muore, che qui aiutano a tutti. Senta, c'è qualcuno che soffia sul fuoco, senta, che si sentono sconfitte per creare sul fuoco. Lei sta chiamando da Rossano, quale zona da Rossano? Io chiamo da Rossano. Allora, quello che le voglio dire che io sono un signore, una persona per bene, e questi delinquenti che hanno amministrato nel passato, applicando anatocismo e distruggendo l'impresa che io avevo costruito, che avevo detto che l'avevo occupato, ci sono stati 7-8 morti, no, qui non si scherza, e la causa non si fa. Quindi quando lei attacca lo Stato, i politici, tutto il territorio, c'è qualcosa di verità, ma non è vero la questione. E qui ci sono tante anime, ci sono tanti forno. Tutti cercano di allacciare qualcosa, non vogliono ammettere la sconfitta, non vogliono ammettere che hanno perduto, perché è una vittoria morale. Quindi, questo signore che aveva parlato adesso dell'alluvione, no? Sì. Non è che l'alluvione si fa solo in Calabria. Le bombe d'acqua adesso cadono dappertutto, abbiamo avuto l'alluvione a Firenze. Abbiamo avuto l'alluvione a Milano, ci sono terremoti. Io non penso che in Italia ci sia un governo che dice no, non c'è la legge, dovete morire. Questa è una vergogna qui che ha detto questo. Perché non c'è nessun governo italiano, nessun governo, anche più arretrato, più, che può ragionare in questo modo. Non c'è la legge, dice a quel povero disviaggiato che ha perso la casa, non ti diamo niente, sei morto. No, questa è una vergogna. Questo amministratore si deve rimettere, è finito quel tempo. Che noi siamo uomini liberi, capisci che cosa significa? A chi non lo dice? Non siamo alla fama, la Sibarita è una zona ricca. A chi lo dice uomini liberi? Sta parlando con uno che della libertà ne fa motivo di vita. Pensi un po'. Senta, perciò io... a noi non ci facciamo più, non siamo più i braccianti agricoli del 44. Qui ci sono gente che sono intellettuali. Guardi, ascolti un attimo, ascolti amico e mio. E quindi loro si devono solo dimettere. Ascolti un attimo. Perché sono convinto io che non ce ne sarà nessun governo. Se non c'è la legge ne fanno un'altra legge. Ascolti un attimo amico mio, mi segua un attimino, si fermi un attimo. Guardi, quello che ha dichiarato uno importante, che è un imprenditore veneto, precisamente di Padova, che ascoltiamo, ecco questo signore, un attimino, è questo qui, ecco, presentiamo un attimo, ascolti cosa dice. Ero insieme all'avvocato Fernando Scarpelli, vai. Avviciniamo con Marasco, che diciamo è un imprenditore di San Giovanni, poi presentiamo gli altri ospiti che sono qui, poi avremo modo anche di ascoltarli questa sera. Ecco, nasce questa tua battaglia, insieme abbiamo l'amico Mario Bortoletto, che abbiamo mandato in onda ultimamente con un servizio fatto della gabbia, di quello che sono i problemi delle tante imprese che vivono la tragedia delle banche, esatto? Certo. Beh, io sono un imprenditore e...
Ecco, sono un imprenditore di Padova e da tanti anni, da 5 anni, ho deciso di far verificare i miei rapporti con le banche. Ad oggi ho fatto 8 cause a 8 banche e le prime 4 le ho vinte, ed è per questo che ho scritto un paio di libri per far capire alle persone come devono fare, perché se l'ho fatto io lo devono fare anche gli altri. Il controllo sul rapporto con le proprie banche ritengo perché per qualsiasi persona sia fondamentale. Come nasce il rapporto con Marasco? Ma con Gianfranco ci siamo sentiti via mail, telefonicamente, è un amico che anche lui sta percorrendo una strada che si avvicina alla mia, e sono convinto e sono sicuro che riceverà quello che gli spetta. Allora, sentiamo Marasco in merito a questo convegno. Ecco, tanta gente che sta arrivando, ancora deve iniziare. Ho sentito Bortoletti che è un imprenditore, ma dovete sentire cosa ha dichiarato anche nel contesto durante il convegno. Ha detto delle cose straordinarie. Se riusciamo, ve rimanderemo in onda. Ha capito, amico mio da Rossano, noi siamo da anni che seguiamo questo problema che vive l'impresa, ma spesso complice delle banche è lo Stato. Mi spiego? Sì. Signor Polimena, io ho letto questo libro di questo signor Bartoletto, tutto, sì, da A alla Z. E l'ho consegnato al mio avvocato, ho detto: vedo, hai fatto tutte le cose perché il Tribunale di Castrovillo non risponda. Ma perché hanno troppo cause, troppo lavoro. Allora io mi sono recato a Cosenza, al Cinema Italia, e ho attaccato il governo, ho attaccato a una manifestazione. E adesso il governo della regione Calabria ha preso delle decisioni per aiutare il tribunale, che non sono i tribunali che non vogliono fare le cause, ma che non hanno mezzi, non hanno risorse. Bene, io la ringrazio e diamo spazio ad altri, e poi la richiamerò ancora perché mi interessa, però allora, le farò ascoltare. Voglio dire, mo, sì. Io sono da 15 anni bloccato con la mia azienda e ho anche un brevetto industriale, e questo qua mi ridono in faccia. Io ho detto che devono scappare dai tetti come il Vietnam. Quando i calabresi, il meridione d'Italia, avrà capito con chi ha a che fare, loro devono scappare dai tetti come il Vietnam, perché noi reagiremo. Però questa reazione io non è che la... Amico mio, guarda, non è che io la vedo questa reazione. Ci vedremo qualche volta, io non posso, guardi, non ho problema per incontrarlo. Grazie alla telefonata, grazie. Le volevo dire che non è che tutto sto coraggio ancora dei calabresi l'ho visto, che sono scesi in piazza, che sono saliti sui tetti, tranne qualcuno che ha tentato per colpa delle banche anche il suicidio. Il resto, ho detto di piantare le tende in maniera pacifica davanti alle prefetture. Con Bortoletti, scusate, questo imprenditore, scrittore, che ha scritto sull'anarchismo bancario, dove noi non ci siamo risparmiati per dire per quello che pensavamo, dando voce a tante imprese. Andiamo avanti, volevo un attimo poi sentire questo passaggio quando lui ha parlato. Se vai avanti nel filmato, Franco, quando c'è l'intervento di Bartoletti. Pronto? 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 Chi parla? Enzo Toscano, Lino. Enzo, caro Enzo, allora, che Enzo Toscano, chi è? Un attimo, poi conserviamo l'intervento di Bartoletto. È quello che abbiamo fatto ad Acri, la protesta dove ho detto che per la prima volta nella mia storia televisiva ho visto una popolazione che è scesa in città. E dal comune abbiamo visto quella grande folla. Vorrei che il mio regista, i tempi tecnici per trovarlo, che non è un mago, ma lo sto attrezzando con la bacchetta per fare il mago in diretta, per trovarmi in tempo reale le immagini di Acri. Enzo, mi hai mandato un messaggio che mi sta preoccupando. Cosa sta accadendo? Praticamente nulla, Lino, cioè noi volevamo che un po' con le istituzioni, col prefetto, con l'amministrazione, con le cose si discutesse un po' di questo problema del territorio. Certo. Perché la vivibilità un po' del paese che sta scemando vertiginosamente, una crisi che aumenta, e praticamente siamo di fronte, diciamo, a delle situazioni dove noi siamo impotenti. L'unica cosa che possiamo fare è scendere e protestare e basta, però alla fine i risultati non si vedono, e non vedendo i risultati questa pentola scoppia praticamente, capisci? Enzo, qui stiamo vedendo... Siamo arrivati a un punto dove qualcosa si deve fare a tutti i costi. Enzo! Perché risposte non abbiamo avuto, dimmi. Enzo, guarda le immagini, te le ricordi quella giornata? Sì, ricordo benissimo.
anche se alcuni hanno cercato un po' di sminuire questa situazione. Di sminuire quello che abbiamo visto in piazza è difficile, perché vorrei, vedete, l'Italia 945, ecco, qui ci parla dei senatori e dei parlamentari, qui abbiamo visto, tra poco faremo vedere, la cosa che mi ha impressionato, caro Enzo, al di là che io stavo arrivando e tra poco ti incontrerò lì, ecco, vedere, ve lo dico, vedere tanta gente così in un comune, quanti abitanti fa il comune di Acri? Intorno ai 21.500 in questo momento circa. Ah, 21.500 abitanti, una bella cittadina, sì. Eh? Però abbiamo Fracciane Grosse, ecco, che lui sono 3-4.000 Enzo, abitanti. Enzo è il signore con gli occhiali che vedete tra poco accanto a me, però andiamo un attimo davanti al comune. A un certo punto la cosa che mi ha impressionato, quando io ho chiesto al vice sindaco di affacciarsi, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo benissimo, vai fuori, una polemica prima, ero alla porta, un attimo, attendi qua, fermati Enzo, guardate amici, perché volevano entrare nel comune Enzo, e fare delle proteste, fermati un attimo, diciamo, ho cercato di non farli entrare perché sennò sarebbe successo un macello, sai, fermati un attimo, Enzo, fermati, guarda quando gli disse al sindaco, al vice sindaco, esca fuori con me dal balcone. E sentite l'audio di fondo e l'audio, che cosa è accaduto? Vai. Sindaco, no, no, per carità di Dio, però sa benissimo, questa è la casa comunale, la casa di tutti, e quella gente ha votato questa amministrazione, ha diritto poi di parlare col proprio sindaco. È naturale, il sindaco è stato eletto democraticamente e il sindaco ha fatto di tutto per cercare di salvare il comune. Ha visto cosa c'è fuori? Ha visto cosa c'è fuori? Ha visto cosa c'è fuori? Sì, ho visto. Si vuole affacciare quantomeno. Vieni, vieni, vai. Un attimo, che, scusa che sta facendo il vice sindaco, un attimo. Allora, guardi cosa c'è, guardi. Io credo che di fronte, rimanga con me, che di fronte a questa protesta, onestamente, in maniera pacifica, in maniera tranquilla, capire il motivo della protesta. Io ho chiesto una delegazione per vedere quali sono i punti che loro chiedono, perché io sono sicuro che se chiediamo a tutti i presenti qua, ognuno dirà qualcosa di diverso. No, ma è legato... Qual è l'oggetto? L'oggetto è che non ce la fanno più, in merito alla TASI, alla TAS, a quelle che sono le tasse... La delegazione cosa dice? Però, veda, si renda conto... Guardi. No! No, per capire che non è mai successo che in una regione come la Calabria, con i 409 comuni, che sia accaduta una cosa di questa. Io lo dico io ufficialmente. L'ho scritto pure io, che in nessun comune è successo questo. No, mai. Hanno avuto tutti i problemi di emergenza rifiuti, hanno avuto tutti i problemi. Vuol dire che la popolazione di Acri è più... No, probabilmente sensibile, è più vessata dalle tasse probabilmente. Ma penso proprio di no, perché ho fatto delle verifiche a Castrovilla, a Cariati, hanno tariffe più alte delle nostre. Io lo posso documentare. Benissimo, questo lo verificheremo dopo. Bene, questo, guardi un attimo. È una cosa incredibile, Enzo, quello che io ho visto quel giorno. Te voglio dire un'altra cosa che tu forse non lo sai. Dopo quell'incontro che abbiamo avuto con il sindaco, praticamente lui non ci ha più riconosciuti, non ci ha chiamati, anzi quando incontrava con le associazioni e con le altre persone, praticamente non ha più avuto un incontro con noi. Non solo, ma praticamente mi ha anche denunziato di incompatibilità come presidente dei commercianti e presidente del comitato LACA. Immagina che cosa ha fatto, ha scritto alla Federazione Provinciale e Nazionale. E ora gli stanno dando la risposta. Cioè, invece di vedere i problemi del paese, quello che sta succedendo, si accanisce personalmente contro le persone del comitato. Però tu sai, Enzo, che c'è l'articolo 21, e quindi questo lui non lo farà e non lo può fare, perché noi
per quello che tu stai dicendo e sempre quello che tu dici, e voglio sentire anche il sindaco di Acri, in merito a quelle tue dichiarazioni, vorrei sentire che davanti a te, eventualmente lo incontriamo insieme, perché qui ci sono, vedete, qui durante la conferenza, c'erano altri giornalisti, cittadini che chiedevano, vedete nelle immagini, tutti quelli del comitato, chiedevano al vice sindaco perché il sindaco non si era presentato perché non era disponibile quel giorno. Questo è quello che noi abbiamo registrato. Non ti preoccupare che noi siamo vicini, eventualmente ci dovesse essere da parte loro una prepotenza, tra virgolette, delle autorità nei tuoi confronti e sminuire il tuo ruolo, noi chiederemo al sindaco perché lo sta facendo. Quindi, di il questo... consiglio comunale, Lino, ti dico anche questo, ci ha chiamato fantomatica associazione. Fantomatica? Sì, fantomatica. Tanto questo è il termine che lui ha usato. Ecco, io vorrei ed è video registrato questo, ce l'ho proprio come ripresa su Teleacri e quando lui l'ha detto allora. Tante altre volte praticamente ci ha sempre attaccato sapendo, dicendo di non sapere chi sono questi, queste persone, queste cose bene, fammi dire. E parecchie volte ci ha pubblicamente detto che ci avrebbe denunciato se c'erano benissimo, i termini vabbè, le solite minacce, vabbè. Ascolta, quello che abbiamo visto nelle immagini è il vice sindaco. Il sindaco, qui c'è la tua immagine, quando hai fatto, vai a vedere Enzo Toscano, prima c'era Enzo con gli occhiali, prima, eccolo qua, questo è il signor Enzo Toscano, questo è quello, il signore che ha il telefono in questo momento, sta esponendo delle cose. Facciamo sentire cosa chiedevi tu al vice sindaco, torna indietro un attimo con le immagini e fammi sentire Enzo Toscano quel giorno, poco, torna indietro nell'intervista di Enzo, delle immagini di Enzo. Ferma, adesso vai da questo momento, grazie, vai. Sentiamo. Su tutto il territorio. Io vorrei dire a questa amministrazione praticamente che non avete mai avuto il consenso e non avete mai avuto un rapporto né con i cittadini né con le categorie sindacali né con tutto il resto. Voi avete disatteso un programma elettorale che avete portato avanti. Noi, io non parlo di cose della munizia, della TARS, della TARI, TARSU, TARU o acqua, di quello che è, ma io sto parlando di un'altra cosa, praticamente io sto parlando dell'economia di un paese, economia che voi praticamente non l'avete sviluppata in nessun modo. Non è soltanto questo che cerco di dirvi, ma vi devo dire un'altra cosa ben più grave. Noi qui abbiamo cartelle pazze, non conforme, abbiamo minacce da parte di impiegati i quali dicono che se non pagano le vecchiette e così via mandate Equitalia le cartelle. State praticamente affamando la popolazione, ma non vi volete rendere conto che questa è una situazione insopportabile per noi? Grazie. Ecco, questo è quello che tu avevi chiesto quel giorno al vice sindaco, ma è quello che la popolazione chiedeva, esatto Enzo? Sì, esatto. Bene, io ti ringrazio. Non attacco e non aggredisco, Lino, guarda. Cerco di difendere semplicemente quelle che sono la popolazione, facciamo vedere. La vivibilità sia mia che quando dei cittadini via, paese. Sì. E non ho nessuno tipo di ambizione politica, tranquillamente. Bene, guarda, io posso dirti che noi siamo vicini. Posso dire una cosa al sindaco, torniamo in studio. Al sindaco di Acri posso dire che proteste del genere, vedere tanta folla, tanta gente arrabbiata, per me era la prima volta. Io faccio questo mestiere in televisione, ho fatto tanti anni di radio, in televisione sono da 25 anni, non ho mai visto un paese, una folla del genere che scendeva a chiedere i propri diritti. Non è una folla organizzata da sindacati o da partiti, è spontanea ed era la prima volta senza bandiere che si vedesse una protesta così dalle famiglie, dalle mamme, dalle case, direttamente senza nessun partito e sindacato. Era una protesta spontanea con delle associazioni e volontariato. E di questo noi lo possiamo dire, lo possiamo gridare. E dico al sindaco, non riconoscere Enzo Toscano significa non riconoscere tutta quella gente che c'era sotto in piazza, caro sindaco. Grazie Enzo. Grazie anche a te. Sarò vicino a te, grazie. Scusami se ti ho fatto perdere non tempo. Non ho perso tempo con te, io sono sempre vicino al popolo e il nostro ossigeno, la nostra linfa, la nostra carica è proprio questo popolo. Facciamolo sentire urlare ancora, perché ci carica ancora di più ad andare avanti. Audio al popolo. Ci sono... Allora...
vice sindaco, con tutto il rispetto e la ringrazio per la disponibilità sua, ci sono dei ragazzi, qui abbiamo il 70% di disoccupati in Calabria dai 18 ai 25 anni. Basta chiedere a 10 ragazzi selezionati per aiutare l'amministrazione con un contatto a progetto. Non si può fare, lo sappiamo che ci sono leggi che impediscono l'assunzione. Non è assunzione, è un progetto. Allora i cittadini che vogliono fare questo si riuniscono in cooperativa, fanno il progetto e noi cerchiamo di approvarlo. Ma perché non l'avete proposto? La proposta, sto dicendo che sta venendo dall'amministrazione, la proposta dovrebbe venire dal comitato. Ancora il comitato, ancora una proposta chiara su come, una proposta chiara e giuridica nell'ambito della legittimità, non ce l'ha fatta. Ecco, l'ho fatta io, ho proposto di abbassare la quota fissa del consumo dell'acqua ai metri cubi. Ecco, i cittadini... Vediamo se è possibile rateizzare oltre quello che è stato fatto fino adesso. Una domanda che hanno posto i cittadini, volevano sapere il sindaco dov'è? Il sindaco? Non lo fate dire. Allora il sindaco si trova alla commissione tributaria per dei problemi molto seri che riguardano il nostro comune, che riguardano i cittadini, compreso me, che sono uno che paga le tasse pure io, sono anche cittadino. Bene. Però, secondo me, visto che questi signori sono i titolari di questa casa comunale, visto che sono stati loro a votare questa amministrazione, il sindaco sapeva di questa protesta che c'era. Come mai è mancato? Lo sapeva? Sicuramente lo sapeva, però probabilmente l'impegno che aveva era impellente, urgente, non è potuto essere presente. Deve aggiungere qualcosa? Venga. Aspetti, sì. Bene. Mi faccia una domanda. Se le paleoliche possono portare benefici o non benefici in questa comunità? O se questo ci scaricano delle tasse oppure no? Ma, non lo so. Riguardo alle paleoliche, c'è una delibera di Consiglio Comunale che dice che noi sul nostro territorio non ne possiamo installare. Ok, grazie. Questo è un po' quello che abbiamo sentito. E quando noi ci presentiamo sul territorio veniamo accolti veramente con grande entusiasmo da parte della gente, perché ha capito da quale parte stiamo. Siamo dalla loro parte. A tra poco. Sacal, aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Da sempre lavoriamo con impegno e passione per farvi viaggiare in tutta comodità e sicurezza. Voli tutto l'anno per Londra, Charleroi, Francoforte, Roma, Bergamo, Torino, Pisa, Bologna, Milano Linate e Malpensa. Parcheggi con tariffe diversificate a partire da 2 euro per 2 ore. Inoltre è possibile sostare per 30 minuti gratuiti nell'area parcheggio P2. I lavori di restyling del terminal passeggeri lo hanno reso più funzionale e confortevole. Nuovo look per l'area commerciale, con l'apertura di 6 nuovi negozi per offrire servizi migliori e soddisfare ogni esigenza. Tecnologicamente all'avanguardia con il nuovo sistema di informativa voli al pubblico e lettura ottica carte d'imbarco. Sacal, viaggiare senza confini. Heaven must have sent you. Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto.
Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio. Tutti i giorni, anche la domenica, www.expertcarbone.com. Heaven must have sent you. Mapei Calabro Parati. Mapei, azienda leader dei prodotti tecnici per l'edilizia. 7500 dipendenti, più di 1400 prodotti. Partner dei tecnici nelle progettazioni e assistenza in cantiere con professionisti specializzati. Tutta la documentazione dei prodotti con le relative schede tecniche è reperibile online sul sito. Mapei contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali alla realizzazione di piccoli e grandi progetti per l'edilizia, rappresentando l'eccellenza italiana nel mondo. Mapei, in collaborazione con Calabro Parati di Catanzaro, soddisfa tutte le vostre esigenze, avendo a disposizione tutta la straordinaria linea Mapei ed un sofisticato sistema tintometrico capace di realizzare e riprodurre anche nel tempo qualsiasi colore. Calabro Parati, Viale Magna Grecia 60, Santa Maria di Catanzaro. Info 0961 63 324. Email info@calabroparati.com. Ed eccoci al Borgo di Fiuzzi a Praia Mare, una grande occasione per noi promuovere e pubblicizzare questo grande gruppo Italian Hotels. In pratica parliamo di un gruppo che è presente in tutta Italia, da Firenze precisamente, uscita all'autostrada sud di Firenze, poi abbiamo a Milano Rho, poi abbiamo l'altro locale importante che promuoviamo a Brunate Lago di Como, Borgo di Fiuzzi Resort Praia Mare, e poi confermiamo come sempre Italian Hotels a Cosenza. Entra nell'universo dello stile italiano e, parlando di Borgo di Fiuzzi, scopri la bellezza di un giorno qualsiasi a Borgo di Fiuzzi Resort Spa. Ma parliamo dei matrimoni, e parliamo dei matrimoni confermando che l'allestimento in questo bel scenario unico, allestimento buffet nelle zone previste con questa immagine, con l'isola di Dino frontale, tovaglie di fianda bianco o avorio, i camerieri un cameriere ogni 25 persone è importante, camera per gli sposi, agevolazione sulle tariffe camere di eventuali ospiti a Borgo di Fiuzzi. Poi c'è l'allestimento floreale, la musica, gli oneri per quanto riguarda il rito civile, ma poi parliamo anche dei menù nel contesto di un vostro matrimonio. Menù che può essere quello di Borgo di Fiuzzi, menù Hemingway, ma ancora richiesta del menù Polillo, ma addirittura un altro menù importante che bisogna creare in un contesto e uno scenario bellissimo come questo Borgo di Fiuzzi, il menù Stella Maris. Borgo di Fiuzzi per il tuo matrimonio, ma attenzione, accompagnati con una barca di pescatori. Parlando, abbiamo un telefono, sento sotto, quindi sistemate queste linee, grazie. Oggi 9 marzo e il tempo veramente ci vola ogni giorno. E ricordiamo alcune date, perché abbiamo veramente telespettatori che ci seguono da tantissimi anni, che ci stimano e ci vogliono bene. Allora ricordiamo due cose importanti: che il 18 marzo finisce articolo 21, il 14 ci sarà l'assessore Rocisano in diretta lunedì, il 18 finisce la trasmissione, ma dal venerdì successivo al 18 di marzo per due venerdì saremo in studio qui da Catanzaro, dal capoluogo di regione, faremo e parleremo di politica, racconteremo quello che sta accadendo per le elezioni amministrative del 5 di giugno o del 12, che ancora non è prevista la data.
E poi cosa faremo? Dall'8 aprile, Lino Polimeni sarà all'Italian Hotels. Vedete un po' cosa combiniamo noi in diretta con i candidati a sindaco. Vai! Direttore, buongiorno direttore, buongiorno Lino Polimeni. E allora vediamo qui davanti, salutiamo anche quest'altro signore. Una bella occasione, grazie, vieni. Fabrizio Cottini, invece lei è? Annalisa Mazzuca. Annalisa, buon pomeriggio, benvenuti, anche perché da qui stiamo organizzando una bella cosa qui da Cosenza. Bellissima, bellissima, avremo modo di ospitare te con la tua trasmissione qui da noi. Ogni venerdì, tra poco vediamo un attimo la location, perché per dare l'idea, anche se ancora in fase di allestimento, perché oggi siamo con i tecnici, stiamo vedendo un attimo la situazione dei ponti, ecco, cosa ci dice la direttrice intanto? Noi siamo molto contenti di avervi qui come ospiti, speriamo insomma di rendere un... possibile. Questo grande progetto, anche perché da Cosenza, le elezioni di Cosenza, diciamo, è un evento molto importante, quindi il fatto di avere tutte queste persone all'interno della nostra struttura ci inorgoglisce, quindi grazie ancora. Noi siamo di fronte dove precisamente la casa cos'è? È la Città dei Ragazzi. Città dei Ragazzi, perché molti ricordano Holiday Inn, oggi Italian Hotels. Bene, direttore. Bene, noi ci siamo vista mia, dobbiamo vederci a Firenze ora. Adesso dobbiamo, è giunta l'ora di andare in Toscana anche. Ecco, questo è il logo e il marchio di Italian Hotels, che nasce dall'idea di Emilio Polillo? Sì, nasce dall'idea di un imprenditore che ha deciso di inaugurare questo nuovo marchio e di svilupparlo in tutta Italia. Bene, allora facciamo una cosa, adesso ci fermiamo, facciamo un po' di immagini, così li commenteremo anche oggi per dare idea ai cittadini, alla gente di Cosenza, che sarà poi ospite per 10 puntate ogni venerdì in prima serata in diretta alle ore 21:15. Questa è veramente stupenda, meravigliosa. Dove siamo, Annalisa? Siamo all'interno dell'Italiana Test, questa la sala si chiama Federico II. Bellissima. È una sala in questo momento pseudo allestita per quello che dovrebbe servire a noi. Abbiamo dato l'idea proprio per le riprese di come sarà allestito lo studio. Al di là che mancano tanti accessori per quello che serve per la diretta, però l'impostazione sarà questa. Quanti posti ci sono? Momentaneamente sono 100 posti. È quello che vogliamo noi. Sì. Andiamo avanti e vediamo. Io ci passo in mezzo, calcolate le poltroncine per come saranno le poltroncine. Silenzio un attimo. Vediamo un attimo che da questo momento qui c'è una pedana. Annalisa, direttore, venga. Ecco, una bella occasione, anche perché la cosa straordinaria è che gli ospiti in diretta avranno la possibilità di... Sì, avranno la possibilità di assistere alla trasmissione qui all'interno della nostra struttura, insomma. Bene. Annalisa, in diretta, no? Tutto in diretta. Quindi... da qui ci saranno i candidati o coloro che saranno candidati nelle liste dei candidati al sindaco, e poi avete visto un po' la sala come è impostata, sali qui sopra, così daremo l'idea anche a chi ci segue come è impostata, anche con le poltroncine, vedete la comodità anche dell'ospite che sarà qui da noi, perché in prima fila, vedete, in prima fila siederà, vieni direttore, venga, si sieda qui con me a sinistra, Annalisa a destra. Perché qui noi a un certo punto faremo che cosa? Daremo la possibilità agli ospiti, non so, al presidente della Camera di Commercio, al presidente di un'industria Calabria, di chiedere ai candidati quello che pensano. Lei può fare una domanda, faccia la domanda al candidato. Cosa desidera per la sua Cosenza? Non ce la fa a rispondere. Sono troppe le cose, abbiamo te. Quanto tempo abbiamo? Vabbè, allora, direttore, lei è di origine calabrese però. Io sono di origine calabrese, mia mamma è di Cosenza. Di Cosenza, quindi i candidati da là avranno la possibilità di ribadire il loro pensiero, il loro programma. Da questa parte in prima fila saranno gli ospiti che chiederanno delle cose anche ai candidati. Ma la cosa importante è che, vedete qui, sono 100 posti. Ogni candidato ha la possibilità di portarsi 20 supporters, cioè o dei candidati della lista, o gente che li stima, per l'applauso secondo il programma che faranno. Questa è l'idea
di un progetto televisivo, di un talk show o un talk politico serio, dove a confronto anche con le telefonate in diretta, rigorosamente in diretta, ogni venerdì dalle 21.15 alle ore 23.30. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Beh, stiamo verificando con i tecnici. Entrate ragazzi, perché sta piovendo. Ecco i vari cavi che passeranno dall'altezza. Siamo al settimo piano di Italian Hotels per passare i cavi per la nostra regia. Potete passare, noi continuiamo anche per cablare per la diretta con Italian Hotels speciale lezioni Cosenza. Beh, diciamo che abbiamo fatto il sopralluogo, ringraziamo, ma diciamo anche un'altra cosa insieme al direttore generale che cura le strutture alberghiere in Italia. Questa grande occasione del link con Lino Polimeni, articolo 21, Raggio di Sole, cliccare dove c'è scritto prenotazione, mettere il nome, il cognome Polimeni in piccolo, è vero? Sì, è verissimo, si può quindi accedere al nostro sito, cliccare con, sul nostro sito, sul link di Lino Polimeni, inserendo la scritta Polimeni all'interno di un codice sconto, e si avrà per tutti i tuoi ospiti uno sconto del 15% tutto l'anno, sempre in tutte le nostre strutture. Straordinaria, ecco. Adesso siamo a Cosenza, prossimamente ci vedremo a Firenze, perché dobbiamo parlare a Firenze Sud, è vero? Firenze Sud, all'uscita dell'autostrada, un luogo perfetto per sia chi si sposta per viaggi di lavoro, sia chi deve accedere alla città. Direttore, quante camere ci sono qui? Qui abbiamo 79 camere suddivise in 7 piani, e abbiamo camere standard, camere junior suite e la suite. Non solo a parte matrimoni, grandi convegni, la sala Federico II è splendida, l'abbiamo vista. Sì, è una struttura fondamentalmente nata per il turismo business, quindi convegni, meeting, conference, e poi adesso ci avventuriamo insieme a te in questa nuova avventura. In questa diretta ogni venerdì alle 21.15 noi stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per gli amici di Cosenza per questo speciale elezioni 2016. Per la politica in Calabria, e la cosa importante, a parte i leader nazionali, regionali, i candidati a sindaco, perché siamo in contatto con Lucio Presta, con Mario Chiuto, con il candidato, oggi hanno chiamato, la redazione ha chiamato qualcuno del gruppo dei 5 Stelle, con questo candidato, il candidato l'avvocato Paolini, e se ne prevede un altro di candidato, credo che sia il quinto, che però ancora oggi è tutto diciamo in essere da discutere, da programmare, a parte le liste. Pensate che ogni candidato a sindaco per il momento ha 5, scuso il Movimento 5 Stelle, ci sono mediamente in alcuni casi chi 10 liste, chi 6, chi 7, chi 12, e quindi cercherete di capire che ogni lista è composta da 32 candidati consiglieri comunali. Quindi una bella battaglia, ma anche un bel dibattito libero che garantirà Lino Polimeni e articolo 21 ai candidati, a sindaco, ai consiglieri, e candidati che saranno scelti dai gruppi per partecipare alla nostra diretta. Daremo la possibilità alla politica che conta, ai sindacati, alle imprese e alle istituzioni che vorranno partecipare e porre delle domande anche in diretta telefonica. Da Italian Hotels saremo dall'8 aprile, e dopo il 18 marzo ci saremo ancora 2 venerdì in studio per raccontare, per arrivare alla diretta.
è la cosa importante di Italian Hotels. Guardate, io sono uno che gira anche per motivi di lavoro, le fiere, i collegamenti che facciamo. Sapere che c'è una grande struttura come Italian Hotels a Milano Rho, che hai la possibilità, cliccando sul sito di Lino Polimeni, di avere uno sconto del 15%, mettendo su prenotazione Polimeni, 15%. A Firenze c'è Pasqua adesso, no? Le festività pasquali, no? Uno dice, voglio andare a Firenze, dove alloggio? Italian Hotels è un gruppo calabrese, sconto del 15%. Voglio andare a Borgo di Fiuzzi, perché ci sarà il Giro d'Italia a maggio e voglio prenotare, perché Lino Polimeni mi dà questa grande occasione dello sconto del 15%. Dove vado? Prenoto Polimeni, clicco 15% di sconto tutto l'anno. Cosenza, Business, i tanti imprenditori e imprese e gruppi, ma anche la stessa politica, i comuni, i sindaci che si spostano, utilizziamo questo gruppo calabrese. C'è una scontistica importante, dite abbiamo ascoltato il messaggio di Polimeni, andate sul sito, andate dove c'è scritto il link di Polimeni, andate su prenotazioni e la parola chiave è Polimeni e uno sconto del 15%. Ecco, una bella vacanza a Pasqua a Firenze, perché no? È una bella occasione in Toscana, avete un punto centrale, da lì poi vi muovete e scegliete un gruppo calabrese. Bene, detto questo, sono fiero di essere il responsabile della comunicazione di questo grande gruppo. Domani in diretta alle 14:30, questa sera la replica alle ore 21. Grazie di cuore.